Adesso vi faccio vedere come io completerò questa cane. Allora, ho preso tutti i rimasugli di pasta che avevo, li ho messi insieme e poi li ho passati dentro la macchina della pasta. Sto cercando di creare una sfoglia perché voglio rivestire così quella piccola cane che ho realizzato. Sto passando la pasta a 1, adesso la passo a 2. E mi fermo perché non voglio che il colore venga completamente mescolato, anzi mi piace questo fatto che rimangano queste strisce di colore. Naturalmente per fasciare la cane non dobbiamo fare altro che ripetere i passaggi che vi ho mostrato negli altri video, quindi dobbiamo realizzare una fascia, una sfoglia che abbia la stessa lunghezza della nostra cane, in modo che possiamo tranquillamente arrotolarcela dentro. Tagliamo da un lato e dall'altro e poi tagliate, mi raccomando, alla base in modo che sia tutto dritto e risulti più bello, più armonioso a vedersi. Poi avvoltolate la vostra cane all'interno della sfoglia che avete realizzato. Tagliate la pasta in eccesso secondo il metodo che vi sembra più comodo per voi, per come siete abituati a lavorare. Io adesso ripasso nuovamente la cane, cioè sto lavorando veramente a caso, senza seguire nessuno schema. Io lavoro così, cioè come mi viene, non penso, non sempre ho un progetto in testa, anzi, molto spesso vado a caso. Di nuovo metto la sfoglia di pasta, non è tagliata troppo, tolgo quella in eccesso. Vi sto facendo vedere esattamente i stessi passaggi che vi ho mostrato negli altri video, per questo non mi fermo troppo a mostrarveli. E poi comincio a lavorare la mia cane in modo che risulti circolare. Cambia l'idea, la voglio circolare. In questo modo la lavoro in questo modo fino a che naturalmente non diventa circolare e cerco anche di compattarla per bene. Una volta che la cane mi sembra bella compatta, bella circolare, cosa faccio? Faccio un test per vedere com'è il disegno dentro. Quindi prendo il mio cutter e taglio la mia cane. E voglio vedere che disegno è venuto all'interno. E adesso ve lo mostro anche a voi. Eccola qui. Questa, realizzando delle semplici spirali, vi rendete conto? Cioè, veramente con delle cose semplici si riescono a fare delle cose meravigliose. Adesso, a questo punto, avete realizzato la vostra cane, diciamo più complessa, no, di quella di partenza, sfruttando tra l'altro un solo disegno. E non è necessario che facciate questo, cioè potete fare diverse cane fatte con disegni diversi e poi assemblarle. Non è che dovete utilizzare per forza solo la spirale o soltanto un certo schema. Siete liberi, ricordatevelo, lasciate liberi la fantasia e non vi limitate. Secondo me molto spesso le persone non creano perché sono convinte di non essere in grado di farlo, ma siamo tutti in grado di creare cose nuove, belle, perché veramente dentro ci portiamo un tesoro. Dobbiamo soltanto trovare il coraggio di esprimerlo e so che non è facile, ma il coraggio si trova. Adesso che abbiamo realizzato la nostra cane, vi dicevo, possiamo fare tutto quello che vogliamo, possiamo rivestire perle, quindi possiamo creare delle palline di pasta, tagliare una fettina, rivestire la fettina e creare ben bene la pallina tra le mani. Possiamo creare delle sfoglie e rivestire le nostre sfoglie con questa cane. Possiamo tagliare a fettine più spesse questa cane, affiancare tutte le fette più spesse che abbiano circa la stessa altezza, lo stesso spessore, poi passare sopra con il roller in modo che il tutto diventi una sfoglia piuttosto omogenea, collegata, in modo che tutte le varie fettine siano collegate e possiamo passare con i nostri stampi a tagliare ciò che desideriamo. Cioè, non ci sono, per ora queste sono le uniche cose che mi vengono in mente, ma vi giuro che ci sono tantissime cose che potete fare. Potete anche rivestire degli oggetti con le cane. Veramente di tutto, è fantastico. Dopodiché, naturalmente, la vostra creazione la cuocete. Io personalmente la cuocio a 125 gradi per 25 minuti. Però, forse, se non avete mai cotto il fimo, vi conviene fare una prova. Mettete un pezzettino di fimo a cuocere. Lo tenete, vedete
lo tenete a una data temperatura 120-110, sui paletti di fimo c'è scritto 110 gradi, però a me sinceramente a 125 si cuociono benissimo e non si bruciano. Penso che dipenda molto anche dal forno, probabilmente, se avete un forno vecchio, un forno nuovo, forse dipende anche dalle diverse marche di forni, non ho idea. Comunque, ve lo dicevo, probabilmente è conveniente fare un piccolo test all'inizio, non cuocete direttamente la vostra creazione se è la vostra prima cottura, ma mettete un campione in modo che vedete se si cuoce o meno e l'effetto che fa. Quindi abbiamo realizzato la nostra prima cake insieme, spero che vi siate divertiti, spero che i video siano stati chiari, tutto l'insieme di video e ci sentiamo al prossimo. Ciao!